Buongiorno amiche Fantasycraft. Oggi voglio mostrarvi l'ultimo numero della rivista Bijou che Passione. È il numero 26, relativo ai mesi febbraio-marzo, e mi piacerebbe sfogliarlo insieme per mostrarvi da vicino alcuni fra i progetti più interessanti e simpatici. Prima però di osservare insieme pagina per pagina alcune fra le creazioni appunto illustrate in questo numero, voglio mostrarvi due collane che sono proprio tratte dalla rivista, sono alcuni dei campioni realizzati per farvi vedere da vicino alcuni fra i modelli che mi sono piaciuti di più. Questa è una collana molto semplice da realizzare, ma dall'effetto assicurato una volta indossata. Guardate che bella. Questa è la prima che ho scelto. La seconda è un modello molto classico perché si tratta di un semplice torchon con molti fili di perle di diverse misure. La particolarità consiste proprio nel tipo di chiusura che sulla rivista è spiegata passo dopo passo proprio per accompagnarvi in ogni fase della sua realizzazione. È molto carina, ovviamente come sempre sfogliando la rivista vedrete che sono presentate diverse varianti proprio per permettervi di sbizzarrirvi con i colori e con i vari materiali. Adesso vi mostro da vicino i vari progetti illustrati sulla rivista. Ecco amiche, vi mostro un pochino più nel dettaglio una delle due collane, il torchon, e vi faccio rivedere anche la collana rossa. Questa com'è bella, di realizzazione veramente semplice, vi garantisco. E adesso passiamo proprio a sfogliare la nostra rivista, soffermandoci sui progetti più interessanti. Allora, ecco il classico torchon con anche spiegazione abbinata per una parure che comprende anche gli orecchini. Una delle varianti che mi è piaciuta maggiormente gioca sui toni dell'oro e del rosa, questa è sui toni del verde e del rosso. Ovviamente per ognuna sono presentati i relativi orecchini. Una serie di collane a tema etnico, anche queste veramente molto simpatiche e semplicissime da realizzare. Guardate che bella questa sui toni dell'azzurro, a me piace moltissimo. Oh, vi suggerisco di cimentarvi in questo progetto. È un braccialettino soutache molto molto simpatico e di semplice realizzazione anche per le principianti. Anche questa volta diverse le varianti di colori proposte. La collana che vi ho mostrato sui toni del rosso è presentata anche con altre soluzioni, anche cambiando, perché no, i materiali, utilizzando cordini, utilizzando perle, e questo è il nostro campione per l'appunto. Questo è un altro progetto che a me è piaciuto tantissimo, sfrutta le catene che adesso vanno tanto di moda, che vengono abbinate a cristalli e cordini, fettucce. Anche qui un collier proposto in diversi colori. Veramente molto bello questo, vi suggerisco di provare perché nuovamente molto semplice ed è spiegato in maniera molto esaustiva. Le perle in legno, che in vista della primavera e estate sono simpaticissime, le intramontabili pietre dure. Altri progetti che giocano sugli intrecci di perle, mezzi cristalli e conteria. I fiori in resina. Simpaticissime queste collane che utilizzano vari elementi in feltro, anche qui in tanti colori, e poi uno dei progetti che io ho amato di più, lo trovo spiritosissimo e simpaticissimo, sono dei portachiavi a forma di bambolina, sono veramente veramente simpatici, ovviamente sono solo idee che poi voi potete sviluppare dando sfogo alla vostra fantasia. Bene amiche, vi ricordo che potete trovare l'ultimo numero della rivista Bijou che Passione, il numero 26, in tutte le edicole ovviamente,
ma anche nei nostri quattro negozi fisici di Milano, Torino, Genova e Lugano. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima, ciao a tutte!